Ciao a tutti e bentrovati. Voi lo sapete qual è il frutto tipico della mia regione, dell'Emilia-Romagna? Sono le pesche nettarine e non a caso uno dei dolci tipici della cucina romagnola sono proprio le peschine dolci. Non è un frutto, ma è un dessert che ricrea proprio la classica pesca. Le preparazioni sono sostanzialmente due: un guscio di pasta frolla che faremo subito adesso, che racchiude una crema pasticcera. Poi dopo vi farò vedere come li metteremo insieme questi ingredienti. Allora, gli ingredienti sono per la pasta frolla gli stessi della ciambella romagnola, con una differenza rispetto a una classica pasta frolla, perché utilizzeremo un ingrediente che nelle nostre cucine non manca mai, che è lo strutto, che in questo caso noi sostituiamo al burro. Potete impastare a mano. Quindi, se non avete una planetaria, le peschine le potete fare comunque, però se lo fate con la planetaria fate sicuramente prima. Uniamo insieme tutti gli ingredienti della ricetta, senza un ordine preciso, quindi farina, zucchero, lievito istantaneo per dolci, lo strutto, perfetto. Se non avete lo strutto potete mettere il burro, non sarà la stessa cosa, però potete farla anche con il burro. Inseriamo le uova. Benissimo, un pizzico di sale che nei miei dolci non manca mai ed infine la scorza di un limone. Uniamo tutti gli ingredienti e poi, come ogni frolla, dobbiamo lasciare riposare l'impasto prima di utilizzarlo. Quindi ne farò un bel panetto, avvolgo in pellicola e lascio riposare in frigorifero per un'oretta circa. Come ogni pasta frolla, va lavorata pochissimo. Voilà. Adesso la lasciamo riposare. L'impasto delle peschine è frollato, guardate come è diventato molto più consistente, quindi adesso possiamo stenderlo. Perfetto, lo spessore deve essere di circa 3-4 mm. A questo punto dobbiamo creare i mezzi gusci delle pesche. Per questo ci servirà un coppapasta e questa formina. Vi faccio vedere perché. Creerò un cerchietto che adagerò sopra la formina. Queste formine sono reperibili nei negozi specializzati, oppure potete fare come quando noi eravamo piccolini, che utilizzavamo il mezzo guscio di una noce. È sufficiente imburrarlo leggermente, di solito è un giochino che si fa fare ai bambini e può essere utilizzato al posto della formina. Accendiamo il forno a 180 gradi. E cuciniamo i nostri gusci. Andiamo in forno. Ecco qua i nostri gusci una volta cotti. Vi dico un trucchetto: conservati in barattoli di vetro ben chiusi durano anche diverse settimane. Quindi all'occorrenza vi sarà sufficiente fare un po' di crema pasticcera per avere un dessert già pronto. Quindi per fare le peschine mancano mandorle al kermes e zucchero. Mi sono dimenticata la crema. È là sotto. Ah, ok. Ora ci siamo. Allora, adesso è semplicissimo. Di solito questa cosina la faccio insieme all'Emma. Allora, mi servirà un cucchiaino. Assemblare questo dessert è semplicissimo. Riempiamo i mezzi gusci con crema. Alcune signore nel mio paese le fanno metà con la crema pasticcera normale e metà al cioccolato. Io non sono una gran fan del cioccolato e quindi le faccio sempre con la crema. La crema pasticcera che sto utilizzando è la mia preferita, è la ricetta di una cara amica e ci ho fatto anche un video, andatelo a cercare sulla mia pagina. A questo punto, in metà dei gusci, andate a mettere una mandorla. Se vi piace tostata, potete metterla anche tostata. Perché la mandorla? Uno, perché è buona e mi piace sempre la frutta secca nei dessert. Secondo, perché va a ricreare il nocciolo della pesca. Non ci resta che assemblarle. Pratichiamo una leggera pressione, con un dito possiamo togliere l'eccesso della crema e le pesche stanno prendendo la sua forma. Ora dobbiamo colorarle, dobbiamo dargli un colore più simile all'originale e quindi l'alkermes, che è un liquore che si usa tantissimo in Romagna, è perfetto per questo passaggio. Prendiamo le pesche, le immergiamo leggermente nell'alkermes, sgoccioliamo appena e poi le passiamo nello zucchero. Eccole qua.
Ecco qua, le nostre peschine sono pronte. Potete servirle in un bel piatto, magari accompagnate da delle foglioline per renderle più veritiere. Guardate che carine. Oppure una cosa che ho visto fare e che mi è capitato di replicare è questa. Allora, in campagna come vengono trasportate le pesche? Nelle cassette di legno. Quindi, la settimana scorsa sono andata al supermercato e ho comprato delle fragole che molto spesso vengono vendute nelle cassettine di legno e ho pensato, beh, sono perfette per questo piatto qua. La rivestiamo con un foglio di carta, quella da frittura va benissimo, e disponiamo le nostre pesche. In più ho trovato un rametto di fiori di pesco che posso mettere qui nella mia cassetta e ovviamente rimetto le foglioline. E quindi ho proprio riproposto una cassetta di pesche nettarine romagnole. Ciao! Io non so fare a salutare a fine di video. Va bene, ciao a tutti e grazie!